Alza le barriere la città di Napoli per l'arrivo al Capri dei ministri degli esteri dei paesi G7. A causa di quanto sta accadendo in Oriente e Medio Oriente e di pochi giorni fa l'assalto con i droni a Israele da parte dell'Iran, Napoli e l'isola del suo Golfo dovranno incrementare le misure di sicurezza. Fino al 19 aprile è stato stabilito ieri sera durante un vertice del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato in prefettura, saranno intensificati dispositivi di vigilanza a protezione dei siti sensibili che si trovano nell'area metropolitana della città, come i luoghi di culto, i palazzi delle istituzioni, porti e stazioni. Durante la riunione si è deciso di organizzare sull'isola un piano sanitario di primo soccorso con l'invio di un elicottero e di mezzi specifici utili a muoversi nelle stradine capresi. Al tavolo con il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, i vertici delle forze dell'ordine e il capo delegazione italiano del G7. È stato già tutto organizzato da giorni, da settimane, qualche riunione risale a qualche mese fa, perché l'appuntamento è importante e quindi tutto deve svolgersi in una cornice di massima vigilanza, sicurezza, con i controlli dovuti. I controlli sono come sempre incisivi, mirati e, come dicevo prima, saranno impiegate centinaia di persone, perché tutti devono respirare questa forma di vigilanza e di sicurezza perché possa tutto svolgersi nel miglior modo possibile. Finiranno a giugno i lavori che interesseranno l'area del Parco Margherita dall'incrocio del Corso Vittorio Emanuele a Piazza Medeo, partita la fase dei lavori di manutenzione straordinaria che proseguirà fino a metà giugno. L'intervento è interamente finanziato con mutuo BEI Banca Europea, con investimenti per un valore di circa 3 milioni di euro. Alla strada servono interventi urgenti, da tempo rattoppi, buche e sanpietrini saltati hanno generato incidenti a Centauri e danni ad autovetture e mezzi pubblici. Grazie al parere positivo della sovrintendenza, quindi, la carreggiata sarà realizzata in asfalto, di più agevole manutenzione, rimuovendo quindi i sanpietrini. Il cantiere per ora prevedrà il traffico per via Parco Margherita soltanto in discesa, anche se in molti continuano a sfidare la sorte, immettendosi in senso contrario. I lavori procederanno con cantieri mobili che occuperanno i transiti stradali di volta in volta interessati dalle lavorazioni. Deviate le linee 128, NC e NC27, un disagio notevole per la cittadinanza residente in zona, che da mesi non può contare nemmeno sul servizio della funicolare. È una situazione molto disagevole per noi residenti qui a Parco Margherita. La funicolare, vabbè, abbiamo perso ogni speranza. E gli autobus effettivamente devono fare un altro percorso. Il problema è che ad oggi, secondo giorno, c'è ancora gente che ha lasciato macchine parcheggiate. Il problema è che devono farlo bene. Perché quando hanno fatto i lavori l'altra volta, questa strada è diventata che si allaga, basta poca acqua, mentre prima non era così. Ora, se li fanno un'altra volta i lavori soltanto del manto stradale, non serve a niente. Un anno, come la funicolare che sta chiusa da 2 anni. Lei non ci crede? Poco, molto poco. Ci metteranno una decina d'anni, secondo me. E iniziati anche i lavori in via San Pasquale per il rifacimento della sede stradale. Il cantiere, secondo avvisi, dovrebbe chiudersi il 30 aprile. I cittadini lo auspicano, ma intanto il traffico in zona è servito. Un evento di preparazione alla manifestazione nazionale che si terrà il 20 aprile a Roma contro il governo su sanità, fisco e sicurezza. L'Assemblea Generale delle Categorie della Camera del Lavoro Metropolitana di Napoli, organizzata dalla Fondazione Focus. Incontro introdotto dal segretario della CGIL di Napoli e della Campania, Nicola Ricci. Non l'unica iniziativa, ma un percorso di mobilitazione quello a cui si preparano i sindacati, CGIL UIL da sole senza la CISL. Una mobilitazione necessaria, ha spiegato il segretario confederale della CGIL Luigi Giove, che ha annunciato l'inizio il 25 aprile di una campagna referendaria sui licenziamenti illegittimi, la precarietà, i contratti a termine e il codice degli appalti. Il 20 faremo con la UIL una grande manifestazione a Roma che parte appunto dalla sanità, dal fisco, dalla sicurezza, ma soprattutto dalle grandi misure che questo governo o non prende o prende in maniera sbagliata. Noi pensiamo che la mobilitazione sia in questo paese doverosa da parte delle organizzazioni sindacali, ma bisogna anche fare un lavoro che ci vedrà impegnati il 25
con quello che è ovviamente un grande momento di democrazia e di antifascismo in difesa della Costituzione. E poi aggiungo la CGIL, da qualche ora si appresta, il 25 sarà lo start-up, a iniziare una campagna referendaria in 3 mesi. Su 4 quesiti referendari per i quali chiederemo ai cittadini di esprimersi: licenziamenti, contratti a tempo determinato e salute e sicurezza, responsabilità del committente negli appalti. Un esoscheletro in legno, una struttura adattabile agli edifici per migliorarne l'efficienza energetica, valutarne la resilienza in vari scenari, inclusi eventi estremi come ondate di calore, inondazioni e terremoti. È quanto realizza il progetto Multicare, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, che sta trasferendo innovazione nel settore delle abitazioni, testando le soluzioni tecnologiche su un intero edificio che rientra nel patrimonio edilizio di Acer, in provincia di Napoli. Ed è per questo che l'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale ha ospitato nella sua sede a Napoli il meeting semestrale del progetto Multicare. David Lebro, presidente di Acer. È una bellissima esperienza, sta durando da circa 1 anno e mezzo, credo che proseguirà per 1 altro anno e speriamo di raggiungere un qualcosa che poi potrà essere utilizzata in particolare nella nostra regione che è altamente sismica e quindi il tema ce lo sentiamo molto addosso. Altri particolari li hanno forniti i rappresentanti degli altri soggetti coinvolti nel progetto, i docenti di tecnica delle costruzioni dell'Università Sapienza di Roma e della Federico II di Napoli, Stefano Pampanin e Marco Di Ludovico, e il responsabile dell'attività di ricerca europea del distretto tecnologico per le costruzioni sostenibili, STRES, Carmine Pascale. Questo esoscheletro consentirebbe di lavorare da fuori, quindi di arrivare come una maschera letteralmente, mentre chi vive può continuare a non essere disturbato, e quindi un intervento che noi chiamiamo a bassa invasività. Nel nuovo polo di San Giovanni, dove abbiamo un laboratorio molto avanzato, andremo a testare queste tecnologie simulando l'effetto di un sisma sull'edificio. È un esempio importantissimo in cui la Regione Campania insieme ad altre regioni europee si confronterà alla pari. Compiuti 18 anni, i pazienti autistici e le loro famiglie sono abbandonate. È il grido d'allarme lanciato dal Coordinamento Regionale Autismo e Terzo Settore nel corso dell'incontro pubblico all'auditorium della Regione Campania. Doveva essere inizialmente una giornata di protesta per denunciare le mancanze dell'amministrazione e le difficili condizioni di molte famiglie nella nostra regione. Dopo le aperture di Palazzo Santa Lucia, però, si è optato per un dibattito tra familiari, esperti e rappresentanti delle istituzioni per trovare percorsi e strategie comuni. Ad illustrare lo scenario regionale, Vincenzo Abate, presidente di Campania Out 2016, e Amelia Mangiacapra dell'associazione Autismo e ABA ETS. Il vuoto l'abbiamo dopo i 18 anni, non esiste niente. Noi chiediamo una continuità terapeutica su tutto il territorio nazionale. Chiediamo una uniformità di trattamenti, perché poi in Campania ci stanno delle zone a macchia di leopardi. In alcune zone, tipo Caserta o altre, ci sta un tipo di terapia, su altre non ci sta proprio niente. Quindi chiediamo un'uniformità di trattamento e chiediamo andare a strutturare dopo i 18 anni fatti in un certo modo, quindi pre-transizione, a prendere per la mano i ragazzi e portarlo al post-transizione. Le famiglie vengono abbandonate praticamente a loro stesse ed oggi siamo qui per chiedere alla Regione un supporto fattivo e maggiore per quanto riguarda le famiglie dei ragazzi più grandi. Presente anche Franco Piccarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione. La Regione innanzitutto sta cercando di mettere in campo tutte le nuove metodiche per trattamenti personalizzati, per avere i migliori esperti a livello internazionale che debbono essere un po' da guida sui nuovi criteri di trattamento. E ovviamente la riunione di stamattina serve anche ad avere indicazioni, suggerimenti e anche consentire alle persone di sfogarsi rispetto a un problema che è il problema del secolo. Niente più pizza con il mare e il Vesuvio sullo sfondo. Motori sì, cibo no. D'ora in poi, almeno fino alla prossima amministrazione comunale, gli eventi legati al food a Napoli non saranno più organizzati sul lungomare, ma in altre location, come la mostra d'Oltremare, dove per il secondo anno consecutivo, dal 14 al 23 giugno, si svolgerà il Pizza Village, il cui programma è stato presentato durante una conferenza in sala giunta con l'assessore al turismo Teresa Armato e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dall'anno scorso abbiamo voluto, insieme con gli organizzatori, trasferire alla mostra d'Oltremare anche un modo per valorizzare
valorizzare la mostra d'oltremare che noi vogliamo sempre di più come ente fieristico, ed è un modo, come diceva lei, per attrarre i turisti. Dal mio punto di vista la sua location ideale per gli spazi, per la possibilità di realizzare tante iniziative collaterali che valorizzano una delle grandi icone della nostra città, che è la pizza. Ovviamente noi sosteniamo questa iniziativa alla Mostra d'Oltremare, rafforzeremo anche la sinergia con gli altri eventi che ci saranno in quei giorni, perché abbiamo i concerti al San Paolo, quindi organizzeremo anche i trasporti per favorire ovviamente la mobilità da e verso Fuorigrotta, e chiaramente insomma è un evento che fa parte della nostra programmazione, viene oramai annunciato con grande anticipo ed è un evento molto importante. Sul lungomare noi pensiamo più a eventi sportivi, chiaramente anche quelli vanno ben calibrati per fare in modo che l'impatto sulla città sia sostenibile. Siamo in collegamento con Maurizio Di Mauro, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione Pascale. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. La Scalesi diventa centro vaccinale del Pascale da giovedì 11 aprile per la vaccinazione contro l'herpes zoster, un'iniziativa importante in un momento così difficile per il sistema sanitario nazionale. Sì, un'iniziativa importante che tra l'altro rispecchia quello che è il carattere, la mission di una struttura oncologica come quella del Pascale. Io parto dal presupposto che il paziente va preso in carico dall'inizio alla fine, quindi anche nel percorso di prevenzione, a prescindere se è una competenza territoriale o quant'altro. Il paziente oncologico è di per sé un paziente fragile, un paziente esposto ad altre patologie. Ecco perché diciamo fare la prevenzione nello specifico per l'herpes, ma da qui a poco amplieremo anche l'offerta ad altre vaccinazioni, e questo ci sembrava doveroso anche perché si inserisce molto bene nel discorso della rete oncologica, dei GOM, dove i pazienti vengono reclutati e quindi a loro stessi si può suggerire di fare una vaccinazione così importante. Non ci dimentichiamo che la patologia dell'herpes zoster è una patologia devastante, è una patologia chiaramente che prende le terminazioni nervose, provocando anche lesioni cutanee, il che chiaramente determina un ulteriore aggravio della patologia di base, che è una patologia oncologica, e non stiamo parlando di parvamateria. Ecco perché siamo stati convinti di avviare una struttura di questo tipo, ma già con l'idea di ampliarla ulteriormente nel giro di pochissimo tempo, e oltretutto favorire anche diciamo i caregiver, le persone che seguono questi pazienti, per agevolare loro il percorso, poterli vaccinare per una patologia così importante come la patologia erpetica. L'apertura di presidi satellite del Pascale nel centro di Napoli come Forcella, mi riferisco alla Scalesi, ma insomma tanti sono i presidi poi del Pascale che si stanno diramando sul territorio della nostra regione, sono fondamentali per far sì che i pazienti si sentano anche in qualche modo più incentivati alla prevenzione? Sicuramente sì, lei consideri che il dato proprio ultimo che abbiamo analizzato è che il 50% delle patologie oncologiche della nostra regione afferisce al Pascale, per cui chiaramente la domanda diventa purtroppo sempre più grande e la struttura deve chiaramente offrire una risposta adeguata a quella che è l'esigenza dei cittadini. Ecco perché diciamo la Scalesi diventerà un polo importante di riferimento nel centro storico di Napoli, ed ecco perché in questo momento siamo già partiti con le attività presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti, dove abbiamo un intero piano, dove è già partita la dermatologia del professore Ascirto con la parte chirurgica, da qui a qualche giorno partirà anche l'urologia, quindi stiamo veramente cercando di ampliare quanto più possibile l'offerta. È impossibile contenere la domanda in un ospedale che chiaramente ha la sua capienza e le sue capacità,
È inutile dire che questo significa chiaramente ampliare le risorse, ampliare il personale medico, infermieristico e quant'altro, per dare una risposta che sia oltremodo qualitativamente sempre più valida e sempre più vicina al paziente. Lei sa, e ne abbiamo parlato in altre circostanze, quanto è importante il supporto psicologico anche a questi pazienti. Anche su questo dobbiamo lavorare molto, ci stiamo lavorando. Speriamo che nel giro di poco tempo veramente riusciamo a dare una risposta sempre più completa all'esigenza di questi pazienti affetti da una patologia così importante. Lei ha citato il professor Ascierto, che salutiamo, cui auguriamo una prontissima guarigione. Siamo sicuri che tornerà in pista più forte di prima dopo l'incidente di qualche tempo fa. Quindi lo salutiamo. Quanto è importante la rete oncologica per sostenere i pazienti? I pazienti oncologici sono dei pazienti fragili psicologicamente, come lei giustamente diceva, e quindi hanno bisogno di supporto psicologico, ma sicuramente hanno bisogno anche di un supporto pratico, perché non possono essere vessati dai cavilli burocratici. La rete oncologica in qualche modo li agevola per evitare che vadano da una parte all'altra sballottati. Sicuramente sì, la rete oncologica è una punta di diamante dell'oncologia di questa regione, è recepita molto bene dalla regione Campania, che ci sta dando un grande contributo per renderla sempre più operativa, ma le dico, la cosa più importante è stato veramente in questa rete il coinvolgimento dei medici di medicina generale. In questo momento hanno aderito alla rete oltre 1100 medici di medicina generale, il che significa che loro prima di tutti intercettano il paziente e lo mettono in contatto con le nostre strutture, dove i nostri professionisti immediatamente lo prendono in carica e nel giro di poco tempo, massimo 15 giorni, questi pazienti vengono già inquadrati ed eventualmente, se è necessario, avviati ad una terapia. Quindi siamo orgogliosissimi, perché questa è una cosa che nasce proprio qui al Pascale, in house, con una piattaforma informatica prettamente nata al Pascale, che oggi però in questo momento diventa un bene della regione Campania, che la può gestire anche direttamente attraverso il proprio circuito, la propria piattaforma informatica, e abbiamo la possibilità in questo momento di garantire al paziente un'immediata risposta. Noi dobbiamo fare in modo che il paziente si senta assistito, riacquisti quella fiducia necessaria nei confronti chiaramente delle strutture pubbliche, delle strutture ospedaliere della nostra regione, che tanto fanno per una buona sanità. E quindi è importante che il paziente sappia che nel momento in cui ha bisogno di avere una risposta si può rivolgere anche al proprio medico di medicina generale, che attraverso un sistema di collegamento diretto informatico con la nostra struttura lo può avviare immediatamente alle nostre cure. Direttore, chiaramente noi abbiamo avuto con lei uno stretto contatto nel periodo della pandemia, insomma nessuno può dimenticare il lavoro enorme che lei ha svolto in un momento di grande difficoltà per l'ospedale dei Colli, di cui fa parte naturalmente il Cotugno, che è stato il primo presidio per questa terribile patologia che ha sconvolto il mondo. Oggi si pagano purtroppo i danni di quei 2 anni di pandemia in termini di mancata prevenzione. Cominciano a essere evidenti i danni? Sicuramente sì, sicuramente si vede, emergono alcune criticità che sono legate proprio a quel momento in cui chiaramente si è rallentata un po' l'attenzione su tutte quelle che sono le altre patologie, ma non ci dimentichiamo che esiste anche una condizione strettamente legata alla patologia del post-Covid, cioè molte situazioni che noi stiamo vedendo in questo momento, che anche in soggetti giovani, sono riconducibili proprio a questo virus, che ha sicuramente determinato un cambiamento nell'assetto, del nostro organismo. E abbiamo dovuto recuperare, anche se lo dico con dati di fatti, anche in epoca Covid noi non abbiamo mai rallentato le nostre attività. Nello specifico il Pascale ha continuato
a lavorare con continuità. A suo tempo l'azienda dei Colli si discostò di quello che era l'attività ordinaria solamente del 25% rispetto a una media nazionale del 30%, quindi questa è stata un grande risultato, nel senso che siamo riusciti a contenere anche le altre patologie anche in piena pandemia, dove veramente all'inizio abbiamo lavorato a mani nude e veramente senza avere la cognizione di dove andavamo in quel momento così drammatico. Ce l'abbiamo fatta, ne siamo usciti bene, la Regione Campania ha dato una risposta importante anche sul piano assistenziale. Oggi è chiaro, dobbiamo ulteriormente recuperare, però stiamo in una fase in cui possiamo dire che l'assistenza è garantita veramente a tutti. E questo è importante, quindi ricordiamo ancora una volta ai nostri telespettatori che la Scalesi diventa centro vaccinale del Pascale da giovedì 11 e lo sarà poi tutti i secondi e quarti giovedì del mese. Sì, esattamente, per il momento. Ripeto, man mano amplieremo sempre di più l'offerta anche per le altre vaccinazioni, in modo che il paziente che entra, come diceva lei, in rete, oltre a quelle che sono le prestazioni prettamente legate alla patologia, potrà anche fare la prevenzione attraverso la somministrazione dei vaccini per prevenire altre malattie che possono ulteriormente influire sulla patologia oncologica di base. Grazie direttore, buon lavoro, arrivederci. Grazie a lei, grazie sempre. Napoli Città Libro, Salone del Libro e dell'Editoria, sta per tornare con la sua quinta edizione, dal titolo Rigenerazioni. Dal 14 al 16 giugno gli spazi del Centro Congressi della Stazione Marittima saranno animati da 136 sigle editoriali. Alle Gallerie d'Italia la conferenza di presentazione, alla quale ha preso parte anche il primo cittadino Gaetano Manfredi. Napoli ha una grande tradizione in questo settore, ha bisogno di crescere ancora e di riuscire ad avere poi anche una industria editoriale che sia all'altezza della città. Una nuova edizione che va ad ampliare il respiro internazionale della manifestazione, come spiegano gli editori Alessandro Polidoro e Rosario Bianco, presidente e vicepresidente dell'associazione Liber Art, organizzatrice dell'iniziativa. Abbiamo lavorato con grande gioia, sempre grande intensità e vivacità per una costruzione, questa forse è la novità, di una rete internazionale di città e di gemellaggi che parte da Napoli. Così, mentre l'anno scorso è stato Cali in Colombia, la città gemellata ospite dell'edizione 2023, quest'anno manteniamo il gemellaggio con Cali, ma si aggiunge Durazzo, che sarà la città ospite. Torniamo con la quinta edizione, rimanendo sempre in posti splendidi la nostra città, quest'anno nella stazione marittima ancora molto più fruibile rispetto all'anno scorso, sicuramente con tantissime sigle editoriali in più rispetto agli altri anni, abbiamo 136 sigle editoriali, abbiamo 80 stand. Sul palco a dialogare con gli altri relatori anche Sergio Lucoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. Il programma è molto ricco, oltre 130 soggetti, editori che si confronteranno. Noi saremo presenti anche con le nostre municipalità e diciamo con tutto il nostro sostegno, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista appunto del politico, diciamo, rispetto a questa iniziativa che diciamo, si pone l'obiettivo di diventare il vero e proprio salone del libro della città. Presente anche il giornalista e scrittore Oreste Lopomo. Il libro è importante, il libro è un punto di riferimento delle nuove generazioni, è un modo per viaggiare verso il futuro, verso un mezzogiorno che deve uscire fuori da quella che è la retorica e gli stereotipi. Al termine della conferenza è stato svelato il manifesto della quinta edizione, realizzato dai ragazzi di The Napolitaner. Centri abbronzanti sì, centri abbronzanti no. Se negli scorsi anni le persone tendevano ad abusare delle cosiddette lampade, ora c'è molta più attenzione alle tecnologie usate e alla salute della pelle. Spesso i clienti, proprio la domanda che mi fanno quando si affidano a noi, mi chiedono: fa male la lampada abbronzante? Allora dipende tutto molto da questo trattamento, da come si effettua. Ovviamente sono trattamenti che non devono essere fatti in modo troppo ravvicinati. Principalmente consigliamo sempre di affidarsi a centri sicuri, anche perché comunque le lampade contengono dei filtri dove vanno cambiati dopo tot tempo.
e quindi e soprattutto devono sempre affidarsi a persone anche competenti, perché giustamente quando si entra in un centro la persona che comunque vi consiglia questo tipo di trattamento deve essere preparata, quindi ovviamente consigliamo la giusta protezione da effettuare e ovviamente la pelle deve essere sana. Si pensa al cuore, ai polmoni, ai reni, al resto, non si pensa al dermatologo. Credo sia necessario, però come dire, a volte può essere anche magari costoso andare da un medico privato e quindi se non è urgente non ci vado. Perché vai dal dermatologo di fronte ai sintomi. Prendersi cura di se stessi è sempre importante, qualsiasi sia dermatologo, proprio per la salute in sé. Il dermatologo, diciamo che tutti quasi lo sottovalutano perché si vanno proprio solo nel caso del bisogno. È quel tipo di medico che uno frequenta in base al bisogno che ha. Credo che bisogna andare dal medico quando c'è bisogno. Io non ne ho bisogno di un dermatologo. Se hai i nei ti devi andare a far vedere. In famiglia la facciamo, io personalmente no veramente. Mio marito di più perché è chiaro e ha parecchi nei, quindi anche le mie figlie. Perché spesso i nei, quelli là che devono essere controllati, i melanomi in particolare, sono molto meno visti. In generale penso che si abbia molta meno cura della pelle. In spiaggia sono soprattutto le donne a prendersi cura della propria pelle e c'è tanta anche pubblicità. Per quanto riguarda l'uomo invece è convinto di avere sempre no, vabbè, io sono un soggetto da pelle scura, anche con la pelle scura bisogna comunque fare prevenzione sempre. Mi sono accorta nel tempo che è necessario e indispensabile, perché uno non si accorge dei piccoli particolari, cioè un neo, una screpolatura, una macchia rossa, la sottovaluta. Invece purtroppo a mie spese ho scoperto di avere mi è cresciuto un piccolo neo, sembrava da una sciocchezza, invece si è ingrandita e purtroppo ho scoperto che era un carcinoma maligno.